Nel marzo del 1970 nasce una splendida bambina, secondogenita di una coppia di New York. Il suo nome è Mariah. La mamma, cantante lirica dell'opera di New York, le dà questo nome ispirandosi ad un brano del musical Paint Your Wagon, perché crede che suoni bene come nome d'arte. Il destino di Mariah inizia così, proprio dal suo nome. La madre di Mariah è una donna bianca, di origine irlandese, mentre il padre è un ingegnere aeronautico, di colore, di origine venezuelana. Nell'America di quegli anni non era facile essere una famiglia multirazziale, e questo i Carey lo sapevano bene. La loro macchina venne vandalizzata, il loro cane avvelenato e furono minacciati perfino a colpi di pistola nella loro stessa casa. Non era facile nemmeno essere una ragazzina, né bianca né nera, e Mariah cresce con la convinzione di non appartenere a nessuno dei due mondi e di non essere accettata da nessuna delle due parti. Questa insicurezza la seguirà a lungo, mettendo quasi a rischio il suo futuro da cantante di fama planetaria, ma di questo parleremo più avanti. Mariah aveva un fratello ed una sorella, Allison e Morgan. Entrambi erano più grandi di lei e quando i genitori divorziarono ed il padre abbandonò la famiglia, Mariah aveva solamente 3 anni. Alfred e Patricia erano una coppia particolare. Lui un uomo colto, dalla personalità rigida, propria di un ingegnere aeronautico. Lei una musicista dalla mente aperta e libera, e la vita di coppia era quindi molto travagliata. La pressione del razzismo nei loro confronti aggiunse tensione alla tensione e così arrivarono al divorzio. La piccola Mariah si ritrovò così a vivere da sola con la madre già all'età di 7 anni. Patricia però era spesso fuori, faceva 2 lavori ed i soldi erano veramente pochi. Continuavano a cambiare casa e a volte dormivano dagli amici perché non avevano nessun altro posto dove stare. Anche se Patricia era una madre amorevole, Mariah si ritrovava spesso a passare un sacco di tempo da sola. Morgan e Allison avevano infatti già lasciato il tetto familiare. Allison si era sposata prestissimo, ad appena 15 anni, per scappare dalla casa del padre con il quale viveva. Ma il suo futuro sarebbe stato così difficile a confronto con quello della sorellina Mariah che sembra quasi impossibile che entrambe provengano dalla stessa famiglia, che siano sorelle. Patricia si accorse presto delle doti straordinarie della figlia. Un giorno Mariah, assistendo alle prove per il rigoletto, corresse la madre su un particolare passaggio, cantando in perfetto italiano. La piccola doveva avere un buonissimo orecchio, aveva solamente 3 anni. Così la madre di Mariah iniziò ad esortarla e ad appoggiarla in questa passione che condividevano, lasciandola però libera di esprimere la propria personalità e non le impose mai la lirica, ma la aiutò nell'esercizio e nello studio. Che fortuna, direi! Mariah spesso racconta che la madre la sosteneva come forse altri genitori non sarebbero mai stati in grado di fare. Quando parlando con lei si ritrovava a dire «se diventerò una cantante», racconta Mariah, la madre la correggeva e la esortava a dire invece «quando diventerò una cantante». Mariah sarà sempre grata alla madre per i suoi insegnamenti. Allison, invece, viveva con il padre e dopo che si sposò giovanissima per fuggire di casa, iniziò molto presto a fare uso di droghe pesanti, divenne una tossicodipendente, iniziò a prostituirsi per acquistare l'eroina e poco prima dei 30 anni si ammalò di HIV. Mariah nel frattempo cercava di cantare il più possibile e già all'età di 13 anni passava tutto il suo tempo in studio di incisione per registrare alcuni demo con artisti locali. Non andava mai a scuola, tanto che i suoi compagni le diedero il soprannome di Mirage, perché non la vedevano mai in classe. Quando Mariah era una giovane ragazza, Morgan faceva il personal trainer a Manhattan, dove aveva contatti con molti musicisti e persone dell'industria musicale. Fu lui stesso a presentare la sorella ad alcuni musicisti già affermati e presto Mariah iniziò a scrivere e ad abbozzare alcuni dei suoi pezzi più famosi. Cominciò ad inciderli come demo tape e a spedirli a tutte le etichette discografiche della città. Ma come spesso succede, se non hai gli agganci, ricevi solo porte in faccia.
così fu anche per lei. In questi demo c'erano già Vision of Love, I had a vision of love, Someday, Someday, ooh, Someday, e Love Takes Time. Love takes time to heal and hurt so much. Tre leggendarie future number one della discografia mondiale. La prima svolta avvenne un giorno durante un provino come corista per una giovane cantante di nome Brenda K. Starr, che apparteneva alla Epic, divisione della Sony Music. Brenda aveva già un singolo nella top 20 di quell'anno, il brano I Still Believe, di cui Mariah fece una cover nel 1998. Ovviamente Mariah passò il provino e la giovane Brenda le chiese se avesse intenzione di rubarle il posto. Mariah era un talento, ma era anche molto carina e non c'è ambiente più competitivo di quello dello spettacolo. Dopo questo inizio scricchiolante, le due divennero amiche. Brenda, contrariamente a quello che accade di solito, fu molto gentile con Mariah e cercò di aiutarla presentandola alle persone del business, raccontando a tutti di quanto fosse eccezionale la sua voce e meravigliose le canzoni che scriveva. Una sera la invitò perfino ad un evento dell'etichetta discografica al quale sarebbero stati presenti tutti i capi ed i produttori della Sony. Le prestò persino gli abiti, che Mariah non aveva, e la convinse ad andare. Mariah infatti era ancora insicura della sua personalità e raccontava a Brenda che non pensava di farcela. Il suo aspetto era di ragazza bianca, ma la sua voce era nera. Chi l'avrebbe accettata? Chi avrebbe voluto una bianca a cantare come Aretha Franklin? Mariah andò alla festa con Brenda e quella sera le cambiò la vita per sempre. Alla festa, come detto, c'erano tutti. E ad un certo punto Brenda presenta Mariah ad un personaggio importante della Sony. Mariah così estrae il suo demo dalla borsa e glielo dà, ma in quel momento l'uomo a fianco glielo strappa dalle mani e se lo intasca. Mariah non sa chi sia quel personaggio. Mariah e Brenda si allontanano e Brenda spiega a Mariah cosa era appena successo. L'uomo che ha rubato il suo demo è Tommy Mottola, il presidente della Sony. Mariah pensa, beh, comunque non lo ascolterà mai. Il signor Mottola forse aveva fatto quel gesto per attirare l'attenzione di una giovane ragazza molto carina. Non fu così, anzi, Tommy ascoltò il demo nella sua limousine appena uscito dal party e capì subito. Chiese all'autista di fare inversione e tornare alla festa per cercare la ragazza del demo. Mariah però alla festa non c'era più, se n'era andata con la convinzione che nulla sarebbe cambiato. Ma avrebbe dovuto ricredersi. È lui che le cambierà la vita per sempre. Tommy Mottola era un uomo molto affascinante, potente, sui 40 anni, di origine italiana, nato nel Bronx. Aveva cercato la sua strada nel mondo della musica dopo aver fatto qualche vano tentativo come musicista. Il palco però non era il suo, ma Tommy non demorde. Aveva un carattere troppo forte per abbandonare il desiderio di una carriera musicale, ma soprattutto Tommy otteneva sempre quello che voleva. Quando negli anni 70 conosce la figlia del capo della ABC Records, etichetta che contava con nomi come Louis Armstrong e Ray Charles, solo per citarne alcuni, decide di sposarla e arriva persino a convertirsi pur di ottenere il matrimonio. Da qui, grazie al suocero, ha inizio la sua carriera, ai vertici delle etichette discografiche. Come dicevamo, Tommy ottiene sempre quello che vuole. Mariah aveva circa 18 anni all'epoca dell'incontro con Tommy. Era poco più che una ragazzina. Ma Tommy Mottola vede subito in lei la più grande stella della musica futura. Non solo era dotata di una voce incredibile, ma era in grado di scrivere anche dei brani da top 10. E lo aveva dimostrato nel suo demo. Come se non bastasse, era assolutamente bellissima. Tommy decise di farne una diva, una di quelle che collezionano dischi di platino e numeri uno in classifica. Una di quegli artisti che rendono ricchissime le etichette. Tommy, negli affari, era un grande ed iniziò a costruire attorno a Mariah una carriera colossale. Scelse ogni singolo dettaglio che fosse di rilevante importanza. Le disse come vestire, come comportarsi, cosa rispondere alla domanda dei giornalisti, come portare i capelli, eccetera, eccetera.
E ovviamente la attorniò dei più grandi musicisti e produttori musicali dell'epoca. Investì tutto quello che poteva su Mariah, perché sapeva di aver trovato un diamante raro. Tommy poteva tutto, era il CEO della Sony Music. Dal primo singolo, Vision of Love, la carriera di Mariah decolla. Il primo disco si chiama come lei, Mariah Carey, e contiene molti dei brani che Mariah aveva inserito nel demo consegnato a Tommy. Questo significa una cosa: se nel tuo album di debutto, lanciato da Sony Music, ci sono tutti i pezzi scritti da te, sei un bravissimo autore. Ed infatti il primo singolo estratto dall'album è la leggendaria ballata, appunto, Vision of Love. In questo brano Mariah stupisce tutto il mondo con delle doti canore degne di un angelo, un'estensione vocale vastissima e le incredibili whistle notes. Vision of Love arriva subito alla vetta della Billboard Chart Top 100 ed è solo il suo primo singolo. Mariah confesserà più avanti nella sua carriera che non avrebbe mai creduto che quello fosse un pezzo così forte, radiofonicamente parlando. Lo trovava scuro, ma Tommy non sbagliava un colpo. Mariah aveva firmato un contratto con la Sony dove avrebbe dovuto consegnare 5 album in 5 anni, ed il secondo ad uscire fu Emotions, titolo anche del primo singolo estratto, dove Mariah dimostra nuovamente i suoi virtuosismi vocali, ineguagliabili. Ancora oggi diversi cantanti ci provano a cantare Emotion con le whistle notes, ma nessuno, proprio nessuno, è ancora riuscito a raggiungere i suoi livelli di perfezione e di controllo vocale. Il singolo svettò nuovamente al primo posto della Billboard Hot 100, ma l'album non ebbe buone review dalla critica che, davanti alla perfezione vocale di Mariah, iniziò a dubitare che la sua voce venisse drasticamente trattata. Arrivarono persino a dire che era una vocalista incredibile, ma che non era in grado di trasmettere emozioni a causa della sua perfezione. Per zittire la critica, Tommy le fece fare un concerto MTV Unplugged, che vuol dire acustico. Mise un punto alla questione perché Mariah cantò tutta la sua anima. E forse il cielo scese sulla terra quella sera perché cantò come canterebbe un essere divino. La stessa Mariah confessò di non aver parlato per giorni prima del concerto e di aver dormito il più possibile per la paura di non essere abbastanza brava da mettere a tacere le male lingue. Tutti zitti alla fine e la questione non si presentò mai più. Il concerto diventò il terzo disco della cantante e raggiunse ovviamente il top delle classifiche, vendendo 13 milioni di copie. Nel 1993 uscì il terzo album. Questo album fu forse il mio preferito in assoluto e già solo a vedere la copertina mi emoziono. Si chiama Music Box. Nel disco sono contenute alcune delle tracce più famose della discografia della cantante e la critica dell'epoca lo riconobbe subito come il miglior lavoro creato da Mariah fino a quel momento. Dream Lover, Dream Lover, come rescue me. Hero. There's a hero, if you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. Without you, I can't live, if living is without you. Cover dell'originale dei Badfinger, and Never Forget You. Sono alcuni dei brani contenuti nell'album. Con questo disco ho iniziato a sognare di diventare una cantante e nella mia cameretta ho cominciato ad imitare le tecniche vocali di Mariah, per la felicità dei miei genitori che mi sentivano mugolare tutto il giorno. Mariah, che era cresciuta senza un padre a fianco, era molto affascinata da quest'uomo potente, il quale probabilmente ci aveva messo del suo per entrare nel suo cuore, e alla fine Mariah si innamora. E nel 1993, dopo aver tenuto nascosta la loro relazione per un bel po', i due si sposano, con una cerimonia da $500,000, degna dei reali d'Inghilterra. Quasi 30 anni fa, $500,000 erano una follia.
Al matrimonio è invitato tutto lo showbiz ed è invitata anche Alison, e questa sarà una delle ultime volte che le due staranno vicine in armonia. Da questo momento in poi, la vita di Mariah fa un salto in un'altra dimensione e la bambina, costretta a traslocare continuamente assieme alla madre, è solo un brutto ricordo. Mariah ora è una vera principessa. Vive in una casa che assomiglia proprio ad un castello. È ricca, è famosa, è bellissima e i suoi dischi sono in tutte le radio, in tutte le classifiche. La sua carriera è all'apice e i suoi amici sono personaggi del calibro di Michael Jackson. Proprio a lui, qualche anno più tardi, Mariah confesserà un terribile segreto. Nel 1994 esce Merry Christmas, dove è contenuto il brano natalizio più venduto al mondo, 16 milioni di copie fino ad ora. Sicuramente questa è tra le canzoni più felici di sempre, ma all'epoca dell'album non si potrebbe di certo dire la stessa cosa di Mariah. Spesso le vite degli altri ci sembrano perfette. Spesso le vite delle star ci sembrano perfette. Perché hanno tutto, crediamo. Ma ci dimentichiamo che se c'è una sola cosa che non hanno, è la libertà di dire e fare quello che vogliono. Ne va della loro carriera, della loro vita. Mariah non era un'eccezione. E proprio lei, moglie del proprietario del suo destino, non poteva urlare al mondo di come venisse mentalmente abusata, emozionalmente violentata e reclusa in casa. Non poteva dire a nessuno che il suo aguzzino era il marito, l'uomo che l'aveva creata. Non poteva dire a nessuno che lui controllava ogni suo passo e che se cercava di uscire di casa per prendere aria o un panino, subito le squillava il telefono. Era lui che le chiedeva dove pensi di andare e la costringeva a ritornare in casa. Mariah voleva tanto fuggire. Non era una ragazza debole, ma c'era tutto in ballo e poi lei lo amava. Mancava ancora un album da realizzare sotto contratto con la Sony, ma finalmente Mariah decide di troncare e di scappare dalla sua prigione dorata. E così trova la forza di separarsi da suo marito, Tommy Mottola. È lo stesso Michael Jackson a rivelare il segreto di Mariah. Michael aveva grossi problemi con la Sony. Era il proprietario del 50% delle pubblicazioni Sony Music ed ora voleva andarsene. E dopo un discorso ai fan dove raccontava come lo avessero, secondo lui, fregato, aggiunse: non dovrei dire quello che sto per dire, ma lo dirò comunque. E per favore, non registrate. Mariah Carey è venuta un giorno da me, piangendo, disperata, distrutta, e mi disse: questo è un uomo diabolico, Michael. Quest'uomo mi segue, mi mette sotto controllo il telefono e io non mi fido di lui. È un essere umano orribile, orribile. Noi dobbiamo continuare il nostro percorso finché lui sarà finito. Tommy Mottola è il diavolo, aggiunge Michael. Era il periodo di This Is It. Poi Michael muore. Prima del divorzio, Mariah è costretta a pubblicare ancora un disco con Sony e il suo capo era ancora Tommy. L'album è Daydream, con il primo singolo estratto la famosissima Fantasy, che parla dell'amore perfetto che Mariah ha incontrato, ma che purtroppo è solo nella sua fantasia. A me il testo dà proprio l'idea di essere autobiografico e dedicato a Tommy e all'illusione che lui fosse l'uomo perfetto, il vero principe azzurro. Ecco una side note sulla canzone Fantasy. È stato il primo brano della storia, in assoluto, dove cantavano e collaboravano un cantante ed un rapper.
Se oggi vi sembra scontato, visto che è una cosa popolarissima, sappiate che non era così all'epoca. Non lo sapevo neanche io prima di fare questo documentario. Lascio il link qui sotto del brano Fantasy di Mariah Carey, featuring All Dirty Bastards. Nel 97 Mariah ritorna finalmente libera, dopo il divorzio da Tommy e dopo ovviamente aver lasciato la Sony. Adesso è libera di decidere tutto da sola e di mostrare a tutti il suo vero carattere. Esce l'album Butterfly, interamente scritto e prodotto da Mariah stessa, che ora aveva la libertà di scegliere ogni singolo dettaglio del suo disco, dal genere musicale, che diventa molto più R&B e neo soul rispetto a quelli precedenti che invece erano più soul pop, al video, ai look. Guardate qui, questo è il prima. E questo è Honey, primo singolo estratto da Butterfly. All'epoca sono rimasti tutti a bocca aperta e la critica, che pensava che la carriera di Mariah sarebbe defunta dopo il distacco da Tommy e dalla Sony, si è dovuta ricredere. Mariah ce la fece anche da sola. In Butterfly compare tra le altre anche My All, hit leggendaria di Mariah, e la critica acclama l'album come il migliore tra tutti i suoi dischi. In seguito viene pubblicata la raccolta di tutte le sue canzoni numero uno, perché Mariah ne aveva abbastanza da riempire un disco intero. Infatti è l'artista solista che ha avuto più numeri uno in classifica in assoluto, sopra Elvis Presley. Poi è il momento di Rainbow, con la famosissima hit in collaborazione con Jay-Z, Heartbreaker, dove Mariah combatte nel video con una versione mora di se stessa. Questo CD e questo video sono stati per me, in un certo periodo, la colonna sonora della mia vita. Avevo 15 anni e volevo un top come quello nella foto. Tutto sembra essere perfetto, fino ad un momento che è passato alla storia nella vita della cantante. Mariah fa un'apparizione al programma MTV TRL Live, che non era in programma. In pratica entra in studio, a programma in onda, senza avvisare nessuno, con un carretto pieno di gelati che avrebbe poi distribuito al pubblico, ed improvvisa uno spogliarello per il presentatore, che a dir poco scioccato. Mariah sembra veramente fuori di sé, sovraeccitata e troppo sorridente. I media sono letteralmente impazziti. Date un'occhiata al video, metto qui sotto il link. Subito dopo la puntata di TRL, Mariah viene condotta ad un ospedale psichiatrico. La Virgin le aveva appena offerto un contratto dal valore incredibile, 80 milioni di dollari e un tot di album. Dopo Glitter, l'album della colonna sonora dell'omonimo film interpretato dalla cantante, che fu un flop colossale, la Virgin pubblicò un album e poi ritirò il contratto, con soli 20 degli 80 milioni liquidati. Nel frattempo si confermano i sospetti che Mariah aveva avuto negli ultimi periodi di matrimonio con Mottola. Era convinta che lui le rubasse i brani per darli a nuove cantanti che la rimpiazzassero. Infatti, Jennifer Lopez, nuova protetta di Tommy, che ottiene il successo con If You Had My Love, pubblica una canzone dal titolo I'm Real, che è assolutamente copiata da una contenuta nell'album Glitter di Mariah. E non solo, assomiglia moltissimo ad un brano di Ashanti, è praticamente un mix delle due. In seguito Jennifer esce con altri brani letteralmente copiati, come Get Right, copiata appunto dal brano Ride di Usher. Tommy Mottola sta facendo un po' di casini, proprio come aveva detto Michael. La carriera di Mariah prosegue con alti e bassi, alcuni album buoni, alcuni album meno buoni, perlomeno dal punto di vista degli incassi, e i fans cominciano a lamentarsi perché Mariah si fa beccare a cantare in playback o half playback. Mariah comincia a perdere le sue capacità vocali e anche la sua attitudine durante le interviste e durante i programmi viene molto criticata. Mariah è una diva, non più troppo giovane, con qualche chilo di troppo e qualche centimetro di stoffa mancante nei suoi look, e le copertine degli album troppo ritoccate. Il web esplode letteralmente durante l'esibizione di Capodanno a Times Square, dove Mariah sembra, a causa di un malfunzionamento del microfono, canta solo qualche parolina di Emotion, in visibile imbarazzo, finché arriva anche il playback delle famose whistle notes per le quali Mariah è così famosa.
ma nel frattempo viene investita da un altro scandalo. Allison, vicino al punto di morte, accusa la sorella tramite un'intervista che ha fatto il giro del mondo di averla abbandonata, di non averle mai inviato aiuti e di essersi dimenticata di lei, come avrebbe fatto con un'estranea, di aver lasciato che dormisse in un'auto, povera, e senza soldi per dare da mangiare ai suoi quattro figli. Allison chiede davanti a tutto il mondo a Mariah: «Ti prego, non lasciarmi morire». Il fratello Morgan, nel frattempo, contribuisce allo scandalo, rilasciando interviste dove afferma che la sorella Mariah abbia problemi di alcol e che per questo ha paura che faccia la fine di Whitney Houston. Conferma inoltre che non stia aiutando la sorella e la chiama strega malefica. Ma non solo, rivela il segreto che Mariah aveva cercato ed era riuscita a nascondere fino a quel momento, a nascondere agli altri e a nascondere a se stessa. Poco più tardi Allison rilascia un'altra intervista che è quantomeno sconcertante. Rivela che lei e la piccola sorellina Mariah venissero maltrattate da una setta satanica portate dalla loro stessa madre quando erano bambine, costrette a fare ad assistere a pratiche tremende, di quelle che rovinano la vita di un bimbo per sempre. Alcuni pensano che tutto ciò sia solo vendetta di una sorella invidiosa e forse anche deliri di una persona che ha avuto una vita troppo dura, sempre all'ombra di una donna di successo. In effetti, invece, è stato dimostrato che Mariah ha aiutato molto la sorella e i figli della sorella e della stessa Mariah a sostenere che ad Allison i soldi non bastavano mai. Allison, dal canto suo, ha dimostrato spesse volte di essere una persona bugiarda, guidata dalla necessità che accomuna i tossicodipendenti. Nel 2017 Allison investe un uomo che rimane disabile a vita. Guidava contromano, era ubriaca. Nel 2018 Mariah finalmente racconta il suo segreto più nascosto. Soffre di bipolarismo di tipo 2 ed in un'intervista di People si libera di questo fantasma che la tormentava fin dal 2001. Il bipolarismo è stato probabilmente la causa degli strani atteggiamenti della cantante già dai tempi di TRL. Mariah racconta che dormiva un'ora per notte, per mesi interi, e che viveva nell'abnegazione del suo disturbo. Non voleva assolutamente riconoscere di aver bisogno di aiuto e credeva semplicemente di essere una persona stacanovista, una persona che lavora di notte, un po' lunatica. Ora ha iniziato a curarsi seriamente per vivere una nuova vita ed una nuova carriera e con la sua intervista ha sicuramente ispirato molti fan che combattono con disturbi come bipolarismo e depressione. Questa è Mariah oggi, dopo due matrimoni falliti. Nel 2008 infatti si sposa con il rapper Nick Cannon, ma i due divorziano nel 2014, restando comunque in buoni rapporti. Con Nick, Mariah ha avuto due splendidi gemelli, che sono la sua ragione di vita. Prima di fare questo video, non avevo idea della vita dolorosa e misteriosa che Mariah ha passato, perché ero concentrata solo sulla sua musica. Ma ancora una volta non resto stupita del fatto che un'artista così immensa abbia alle spalle un vissuto così difficile, per due motivi. Il primo è che credo che le difficoltà nelle persone così creative e geniali si traducano in arte molto, molto potente, perché l'arte, qualsiasi tipo essa sia, è il modo che queste anime hanno di buttare fuori i sentimenti. Il secondo motivo è perché credo che gli artisti siano persone molto vulnerabili, guidate da una necessità di essere compresi, accettati e forse idolatrati. Però un vero artista non cede a compromessi, non a lungo perlomeno, e quindi la frustrazione nel vedere che ciò che crea non viene compreso lo abbatte. È un'infinita ricerca che alle volte può portare sulla strada sbagliata. Allora mi chiedo, è necessario essere famosi per essere felici? I've been wondering if there's ever been
Even love you.